La domanda di energia elettrica, con la previsione di numeri di veicoli elettrici che dovrebbero essere acquistati nel quadriennio 2017-20, non dovrebbe crescere più dello 0,1%, quindi direi che l'impatto sulla domanda elettrica è un impatto molto basso. Poi ci sarà qualche elemento di programmabilità che potrà essere toccato, però, come dire, mi sembra una cifra, un impatto veramente contenuto. In termini di emissioni, abbiamo fatto un'analisi di quelle che sono le emissioni di un'auto elettrica, considerando ovviamente le emissioni dovute all'energia necessaria per caricarla, in confronto a un'auto tradizionale delle stesse caratteristiche, e abbiamo verificato che c'è una riduzione delle emissioni del 54%. Preciso che non si tratta di una valutazione dell'impatto dell'automobile, così si dice, dalla culla alla tomba, cioè considerando tutti gli effetti legati anche alla produzione di componenti, alle materie prime necessarie, perché questo chiederebbe un'analisi molto approfondita, che credo anche a livello mondiale per adesso sia stata fatta con grande difficoltà. Però se ci limitiamo alle emissioni necessarie per la circolazione, o dovute, diciamo, alla combustione, il risultato è quello che le dicevo.